la decana Noemi, i nuovi cognetti e i conduttori Federico Russo e Valentina Correani. Venite, venite. Prego. Ciao ragazzi, complimenti per il grande successo. Buonasera, buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Allora, eccola Noemi. Ciao Noemi. Vieni Noemi, vieni fra di noi. Cominciamo prego. Dai neofiti. Team fuck, come dite fuck? È la prima volta che si dice la parola fuck su Rai 1, ragazzi, attenzione. Sta per facchinetti. Voglio tranquillizzare la mia nonna che ci guarda. Per voi. Vi ha anche un po' legato di più come, sì, come padre e figlio? Beh sì, questo sta... Pronto? Senti. Ti sentiamo? Okay. No. Noi ti sentiamo. No, volevo dire che è stata sicuramente un'avventura strana, no? E poi ci siamo trovati subito a nostro agio perché... Perché abbiamo fatto noi stessi, semplicemente noi stessi, per cui non bravo facciamo, Robby, non bravo facciamo nessun sforzo, e questo è stato credo. Sono veramente felice perché ho passato 35 anni della mia vita vedendo persone che mi dicevano: ma come invece così fuori di testa? Adesso finalmente hanno capito perché sono uscito così pazzo, perché lui è peggio di me. No, vabbè, lui questo, è molto peggio di me. Tu mi conosci, non è vero, lo sappiamo bene. Noemi, dopo domani, su Rai 2 naturalmente, grande serata finale di questa nuova grande avventura. Allora, cosa state preparando? Stiamo parlando di tutto, insomma rimarrete secondo me colpiti, ecco. Un artista in gara per ciascuna delle, sì, delle sì, quattro squadre. Sì, sono quindi... quattro finalisti. Assolutamente. Sì, sì. Salutiamo anche naturalmente Piero Pelù e Jay Axe. Ciao, gli altri... ciao Axe! E so che ci sono anche degli ospiti molto importanti. Sono dei grandi ospiti, l'appuntamento è tra due giorni, mercoledì 27 su Rai 2. Ci sono due grandissimi ospiti, ci verrà a trovare Tiziano Ferro, ci verrà a trovare Ariana Grande, oh, che è un yeah, grande ospite internazionale, una giovane pop star. E tra l'altro duetteranno anche con i fortunati finalisti. Sarà una gara anche molto serrata, perché insomma lo abbiamo capito durante questa edizione... Non c'è la vittoria scontata, insomma, durante questa edizione c'è stata veramente una lotta in ogni puntata con eliminazioni che ci hanno sempre lasciato di sale, Fabio. Vota Fabio, di sale. Vota Fabio, vota Cheval, vota Fabio. Loro ovviamente fanno promozione ai loro cantanti, c'è il televoto aperto tra l'altro tutta la settimana, quindi stanno votando, stanno twittando. Codice 4. Sì, a proposito di cioè, io volevo approfittare anche per ringraziare il pubblico di The Voice, il pubblico di Rai 2, che si è scoperto essere un pubblico interattivo, non solo spettatore, è un pubblico che commenta, è un pubblico che twitta, ed che è anche secondo me questo il successo del programma. Vi ha accompagnato e vi ha sorretto. Allora, premio TV 2015 a The Voice of Italy. Grazie a voi. Lo condividiamo con tutta la squadra di The Voice, che tutti fa veramente quanti, un lavoro autori, eccezionale. I produttori, Fabrizio, e anche la grande band. Fabrizio, perdonami, ma papà, tieni per favore, lo stanno attendendo, un urlo su Rai 1. Darò di fallo, fallo per favore. Dai, grazie! Grazie solo a tutti. Solo lui e Flavio Insinna sono in grado di ringraziare così. Grande, grazie a voi. Grazie e a tutti. Buon lavoro. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao. Grazie direttore. Ciao Robby. E adesso salutiamo il mitico fondatore del Premio TV, Daniele Piombi.